Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo sarà il video dei prodotti promossi nel mese di febbraio. Se volete vedere il video dei prodotti bocciati, ve lo metto qui. E se volete scoprire se il mascara Miss Manga è uno dei prodotti bocciati o promossi nel mese di febbraio, ve lo lascio da questa parte. Casomai non riuscissi a mettere i link qui, ve li lascio comunque giù nell'info box. Iniziamo subito con i prodotti promossi. Promuovo la nuvola struccante di Neve Cosmetics, vi lascio tutti i prezzi qui nelle nuvolette. È una mousse detergente ad azione disintossicante con estratti di bambù e amamelide. È un ottimo prodotto, soprattutto per quelle ragazze che stanno attenti all'inci o per quelle ragazze che non vogliono prodotti testati sugli animali e prodotti vegani, perché questa risponde a tutte queste esigenze. È praticamente una mousse struccante, va a struccare perfettamente qualsiasi tipo di trucco, mascara waterproof, eyeliner, uno smoky nero, veramente fantastica. Io l'ho ricevuta con uno scambio, quindi non l'ho pagata, però la comprerei molto volentieri perché è molto facile da utilizzare. Praticamente si passa sul viso e semplicemente si va a struccare con le mani gli occhi, poi il viso, si sciacqua e si lava normalmente il viso, quindi non si vanno a utilizzare neanche dischetti struccanti che vanno poi a inquinare. Prodotto promosso, per cui mi impalerete, è un labello ed è il Mad Protection, questo qui. Io lo promuovo perché l'ho iniziato a utilizzare a gennaio e questo prodotto mi ha praticamente salvato le labbra. Perché io quando sono scesa giù non ho portato uno scrub per le labbra, poco dopo tempo il mio burro cacao al cocco è terminato e non riuscivo a trovarlo. A un certo punto avevo talmente le labbra screpolate e secche che non potevo mettere un rossetto, assolutamente niente, e mi facevano male. Quindi ho detto vabbè, compro un labello molto idratante e amen. E in effetti questo mi ha salvato le labbra. L'ho utilizzato molto, come vedete non ne serve tantissimo, l'ho pagato 2-3 euro, veramente una sciocchezza, ma è un prodotto che praticamente io utilizzo mattina e sera prima di mettere un rossetto perché veramente idrata le labbra, veramente, cioè io sento le labbra idratate, non so se come il Linci, però secondo me è un ottimo prodotto. Passando al make up, promuovo questa Terra di Kiko, la Bronzer Powder, nella colorazione 101. È una colorazione normale, diciamo, un pochino scuretta, senza brillantini, completamente opaca, molto facile da sfumare e soprattutto dura tantissimo. Io oggi non ce l'ho su perché ho fatto un trucco molto veloce, però normalmente mi sto abituando a fare un po' di contouring per sfinare questo viso cicciottello, quindi ne metto un pochino e la sfumo tantissimo. Molto facile appunto da sfumare e dura tanto. L'ho pagata meno di 9,90 euro, che è il suo prezzo normale, perché l'ho acquistata quando da Kiko c'era il 20% di sconto, quindi boh, l'ho pagata 7 euro, una cosa del genere credo. Promuovo il mio nuovo primer, che è questo primer di Deborah. Io ho praticamente un problema con la Love Stage di Essence, è aperto da un bel po' e praticamente va a finire tutto nelle pieghe anche da solo. È un problema abbastanza serio, visto che era il mio primer preferito per eccellenza, quindi sono dovuta andare a acquistare questo nuovo primer. Questo è un primer trasparente,
Praticamente applicato sulla mano sembra bianco, poi si sfuma e non rimane niente. Ha una consistenza siliconica, però ha una tenuta fantastica. Riesce a far durare qualsiasi trucco, tranne un ombretto che ho bocciato, ed è veramente un ottimo prodotto. Non è correttivo, però comunque lo utilizzo quando devo fare un bel trucco che va a coprire molto bene le discromie della mia palpebra. L'ho pagato 8 euro, una cosa del genere, alla Gardenia. Visto che nel video dei prodotti bocciati ho bocciato due prodotti Wycon, qui ne promuovo uno ed è questa matita nella colorazione 08 mattone. Una matita che avevo preso insieme al rossetto. È un rosso opaco, morbidissima, molto facile da usare, si stende molto bene, secca un po' le labbra perché è una matita, però ci si mette un buon burro cacao e passa la paura, e dura veramente tantissimo. È riuscita a far durare un pochino di più anche quella schifezza di matitone, e in più l'ho pagata 1,90 euro, quindi ottimo prodotto, ottimo prezzo. Ultimo promosso è la Elegantissimi di Neve Cosmetics, che io ho preso su un gruppo di Facebook, adesso non ricordo quale perché sono iscritta a diversi gruppi. Vanity Space? Oh, tira da indovinare. Vabbè, comunque giù nell'info box vi lascio il link al gruppo. Come tutti conoscerete, è questa bellissima palette con dei colori neutri che io utilizzo tantissimo, soprattutto la mattina perché non mi va di truccarmi. Il nero è qualcosa di fantastico. Io lo utilizzo quando non mi va di utilizzare l'eyeliner perché è un nero molto intenso e facilissimo da sfumare. E ho notato che con il primer di Deborah durano molto molto di più rispetto che con il primer di Essence. L'ho pagata anche poco, costa 26,80 euro e io avrò pagato 20 euro compresa la raccomandata, quindi l'ho pagata 15 euro, ho salvato 10 euro, veramente soddisfatta dell'acquisto. E niente ragazze, questi erano i miei prodotti promossi del mese di febbraio. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti promossi, se avete provato qualcuno delle cose che vi ho fatto vedere. E niente, noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!